Mi ha telefonato Bob Brandon da Scotland Yard. Le sue prime parole sono state: mettiti seduta. Mi ha raccontato una storia folle che parlava dell'IRA, di spionaggio e di persone in fuga da 10 anni. C'era una possibile nuova vittima, un'americana di nome Kim Adams. Così siamo partiti dai suoi genitori. Ho mandato degli agenti in Arizona per scoprire se erano in contatto con lei.